la sala 9 del Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia conserva il reperto divenuto simbolo della moderna città di Tarquinia, la lastra architettonica con una coppia di cavalli alati in rilievo. La lastra proviene dal santuario dell'Ara della Regina, il luogo sacro che dominava il Colle della Civita. L'Ara della Regina risulta essere il più grande tempio etrusco conosciuto. I cavalli alati sono aggiogati a una biga dalla quale si intravede il timone. Gli animali sono ritratti nell'istante precedente al volo negli spazi celesti. Un'attenta osservazione degli animali consente di verificare le proporzioni dei loro corpi. Le zampe, infatti, sono corte rispetto all'altezza complessiva delle figure. Ma non si tratta di un grossolano errore degli artigiani tarquiniesi. Al contrario, questi difetti sono il frutto di correzioni ottiche per dare allo spettatore l'impressione che i cavalli siano assolutamente perfetti dal punto di vista anatomico. La lastra, infatti, doveva trovarsi a un'altezza di 6-8 metri dal suolo. Se i cavalli fossero stati prodotti tenendo conto dei rapporti corretti, lo spettatore, trovandosi in basso, avrebbe avuto l'impressione che i cavalli avessero un corpo esile, sostenuto da zampe troppo lunghe. La lastra appartiene alla fase di ricostruzione e restauro del tempio, datata all'inizio del IV secolo a.C.